passa in una sua sezione nell'unità di tempo e si ottiene moltiplicando la sezione perpendicolare per la velocità che avrai del liquido a regime permanente. La portata è costante attraverso una sezione del condotto. Nell'unità di tempo e si ottiene moltiplicando la sezione perpendicolare per la velocità che avrai del liquido a regime permanente. La portata è costante attraverso